problema. Di dare delle risposte concrete e di darle anche in tempi accettabili. Già se noi volessimo aumentare le trivellazioni stiamo parlando di un anno di tempo. Ora uno può metterci soldi fino ad un certo punto, no? Poi deve trovare delle soluzioni di più ampio respiro. Prego, Crosetto. Sì, esistono tre tipi di risposte. C'è la risposta filosofica, la risposta immediata, quella che serve oggi, e una risposta politica. La risposta filosofica la lascio ad altri. C'è la risposta politica, che è quella di metterci in condizioni di risolvere il problema nei prossimi 10 anni per non essere di nuovo a questo punto, e poi c'è la risposta oggi. La risposta oggi è quella che riguarda la sopravvivenza di famiglie, la parte più debole del paese, e del sistema produttivo. Cioè il problema non è solo dire è aumentata la bolletta del 110%, il problema è quanto incide quella bolletta in un bilancio aziendale. Certo, perché certo. Se a casa mia aumenta la bolletta nella mia azienda e quella incide l'1% del fatturato della mia azienda, dall'1 passa al 2 e il costo è sopportabile. Se incide il 50% della mia produzione... È insopportabile, devo chiudere. Io sono morto, chiaro, posso solo tenere chiuso. Allora bisogna che il governo intanto vada a differenziare il tipo di intervento a seconda dell'incidenza di questi aumenti all'interno dei bilanci delle aziende. Perché se non ho i soldi per tutti, devo averle per quelli per cui questo... E qui però siamo nel campo sostegni, no? Che pure vanno dati perché altrimenti le aziende chiudono. Però qui siamo nel campo sostegni. Poi c'è il tema di guardare alla soluzione strutturale, no? Ma certo, e quella è politica. E quella è politica. E io ritengo, a differenza di... Ma lui rappresenta i Verdi e quindi ci sta che lui dica un'altra cosa. Io ritengo che domani mattina tutto quello che posso trovare in Italia devo cercarlo. Perché devo dire che gli altri possono trovare il gas e io lo compro da loro, o il petrolio io lo compro da loro, ma e non posso prendere di quello che ho da me? Stiamo parlando di quote, se economicamente risorse, vantaggioso. Beh, intanto credo che quello